Allora, noi adesso iniziamo, questa è la terza puntata, diciamo, di questo percorso che si chiama Webinar ABC, dove per ABC noi intendiamo Absolute Beginner Course. All'interno della Webinar Academy, che è la nostra scuola per diventare esperti di webinar, noi abbiamo pensato di avviare prima un percorso introduttivo per spiegare che cosa sono i webinar, cioè per far capire a voi, a chi vuole partecipare, vuole imparare, qual è il vero potenziale del webinar. Nel primo abbiamo introdotto il tema dei webinar, nel secondo abbiamo parlato del webinar design, quindi come si progetta il webinar, e in questo parliamo della piattaforma. Allora, voi dovete sapere che la piattaforma sembra essere il primo problema in assoluto di chi si occupa di webinar. Sembra essere un problema fondamentale. Dalla nostra esperienza, noi organizziamo tutti i giorni per aziende, privati, associazioni, enti, eccetera, organizziamo webinar professionali. È una delle attività fondamentali di Insegnano, perché Insegnano si occupa di e-learning. L'e-learning è composto da una componente asincrona, quindi corsi online. Diciamo asincroni, come se fossero, per semplificare moltissimo le cose troppo, come se fossero dei video tutorial, eccetera, ma stiamo parlando ad altri livelli. E dall'altra c'è la componente sincrona, il webinar. Poi facciamo anche altre cose, chiaramente, perché non vogliamo mai annoiarci, però fondamentalmente noi progettiamo per i professionisti i webinar. Cosa accade? Che nel 90% dei casi ci chiedono come prima domanda: ma che piattaforma devo usare? Per noi la piattaforma, lo diciamo ovunque, l'abbiamo detto nel nostro libro Webinar Professionali, lo diciamo nel blog Webinar Pro, lo diciamo praticamente ovunque, la piattaforma è l'ultimo dei problemi. Per il semplice fatto, e ci saranno poi altre occasioni in cui potremo approfondire questo aspetto, che esistono anche delle versioni gratuite delle piattaforme. Quella in cui siete adesso voi è di Adobe, si chiama Adobe Connect, è una piattaforma che ha un suo prezzo e è a pagamento, quindi. Ma esistono anche piattaforme gratuite, una fra tutte è AnyMeeting, un'altra Hangout. Hanno dei limiti, hanno chiaramente un potenziale enorme che vedremo nel corso di questo percorso di formazione, ma fondamentalmente la piattaforma non è un problema. E non lo è mai stato, la piattaforma è fondamentalmente uno strumento, ok? Ma così come per lo scrittore, non cambia moltissimo scrivere con Word, con OpenOffice, con non ricordo il nome di quello di Apple, insomma, non cambia molto, ok? In buona sostanza, l'importante è il processo di produzione e di scambio delle idee. Non è tanto la piattaforma, ma è ovviamente come noi sfruttiamo la piattaforma. E questa è la questione che vedremo tra pochissimo, cioè, esatto, il contenuto e il relatore sono il valore aggiunto, ok? Allora, se siete d'accordo, Cristiana e Carlo, vi chiedo se siete disposti a farvi fare una domanda dal vivo. Allora, vado subito a darvi il microfono. Cristiana. Ok, non vi sto neanche a spiegare come dovete attivare il microfono, ormai voi siete più bravi di me, quindi non c'è assolutamente problema. Allora, per intenderci, per chi è arrivato dopo, Carlo è stato docente l'altra sera di un bellissimo webinar su l'uso del computer, sicurezza, funzionalità, eccetera. E Cristiana è la nostra esperta di LIM, educazione, utilizzo della tecnologia nella didattica, soprattutto in campo prevalentemente scolastico, però non solo scolastico. Eccoci qua, Carlo? Sì, ci sono, mi senti? Carlo c'è, vediamo adesso se Cristiana ci raggiunge. Ciao Luca, ciao a tutti, mi Ecco qua sentite? Cristiana. Cristiana ha il microfono un po' basso, alzalo un pochino. Allora, sì, lo alzo un po'. Mi sentite Vai. Un meglio adesso? pochino ancora? Bene? Ancora un po'? Ancora?
Al Ora? massimo, mi sentite? No, ma Ancora? aspetta, ma lo stai facendo dalla piattaforma? Dal pulsantino, dal triangolino? No, lo stavo facendo dal mio. No, no, fallo dalla piattaforma, è importante da lì. Ok, va bene così? Molto bene, ok. Allora, adesso io vi chiedo, no, adesso non voglio semplificare troppo, però voglio rendere accessibile a tutti il concetto. Allora, io chiedo, dalla vostra esperienza, Carlo e Cristiana, poi se volete parlate in ordine alfabetico, fate come volete, siamo liberi, siamo qua in tre col microfono. Allora, dalla vostra esperienza, nei webinar che avete condotto in qualità di relatori con Insegnalo, anche dall'altra parte, non c'è problema in generale della vostra esperienza. Qual è stato l'elemento più importante in tutta la creazione dell'evento, in tutto quanto, cioè di tutto quello che voi avete in qualche modo fatto per portare i vostri contenuti fuori dal vostro ufficio, dalla vostra casa, dal vostro computer? Ecco qua, ciao Fabio. In tutto quello che voi avete fatto, qual è stato l'elemento più importante? Luca, do un accenno probabilmente interiore. Allora, l'aspetto più importante, secondo me, è stato anche quello più difficile e riguarda la mia persona principalmente. E adesso non entro nell'ambito tecnico della piattaforma, perché, come dicevo l'altro giorno nella presentazione, ciò che mi caratterizza è nel rimettermi in gioco e affrontare i problemi, ossia non delegare. Questa è stata una sfida per quel che mi riguarda, ossia mettermi in gioco e vedere se ero in grado di parlare per un'ora e mezza circa e nel rendere comprensibile qualcosa che molti non conoscono. Questo dal punto di vista endogeno, per così dire. Poi l'aspetto più importante invece nell'ambito di Insegnalo siete stati voi, cioè tu Luca e tu Fabio, perché mi avete messo nelle condizioni di sfruttare una piattaforma. Io ho anche utilizzato per sperimentazione AnyMeeting, ma voi mi avete messo nelle condizioni di sfruttare un qualcosa di tecnologico e mi avete messo a mio agio, cioè affrontare 30 persone l'altro giorno e anche più, non era facile, anche perché io le mie lezioni le tengo sostanzialmente offline. Io recito una pappardella, passatemi questo termine, su delle slide PowerPoint. Invece la difficoltà della diretta l'ho superata grazie alla vostra disponibilità e all'ambiente familiare che mi avete creato intorno. E quindi per questo vi ringrazio. Grazie a te, e sintetizziamo fondamentalmente, diciamo, gli aspetti di preparazione individuale da un lato, mettiamola in questo modo, no? Cioè, il tuo profilo da relatore da un lato, e dall'altro, diciamo, il clima, la relazione, l'atmosfera all'interno del webinar. Ok? Ottimo. Allora, Cristiana. Allora, per me è stato importante il fatto che con voi ho trovato la possibilità di costruire un metodo. Mi spiego meglio. Io ero abituata a fare dei seminari online, però un conto è avere dei contatti con delle persone direttamente, poter vedere quindi il pubblico come interagisce e quindi modificare il tuo discorso. Invece sulla piattaforma interagisci attraverso la chat. Ho trovato molto utili quando ci siamo conosciuti e ho seguito, vi ricordate appunto le conferenze webinar che tenevate proprio su come costruire le slide, su come inserire i propri discorsi, non caricarle troppo di concetti. Quindi per me
E questo è stata una crescita molto importante perché anche nel, diciamo, nel mio piccolo, nel mio mondo di lavoro in cui agisco, adesso appunto ho acquisito una tecnica che mi permette di interagire in maniera più attiva, ma soprattutto di essere più chiara nella trasmissione dei contenuti. E questo è stato fondamentale. Poi, come diceva Carlo, il fatto appunto di aver creato appunto un ambiente che comunque da un certo punto di vista è confortevole, accattivante e accoglie anche le persone che appunto per la prima volta seguono un webinar su Insegnalo. Questo vuol dire tantissimo perché il fatto di sentirsi a proprio agio ti predispone anche all'accettazione, insomma, alla condivisione dei contenuti. Questi sono gli aspetti fondamentali. Grazie. Allora, io approfitto dell'occasione per invitarvi domani sera al webinar che terrà Cristiana. Cristiana domani spiegherà come progettare con la LIM, con la lavagna interattiva, e lo farà via webinar. Quindi per darvi un'idea anche della complessità che Cristiana, con quello che ha appunto detto, no? Con il suo, col metodo che ha in qualche modo acquisito grazie al webinar, è riuscita a fare. Se mi permetto di aggiungere, io vi ringrazio intanto, procedo perché vogliamo poi fare il ponte e quindi dobbiamo passare, insomma, a un paio di contenuti. Grazie mille, Cristiana, e grazie mille, Carlo. Vi invito domani a vedere Cristiana e poi eventualmente a procurarvi la registrazione proprio per avere un'idea di quello che si può fare con un webinar. Allora, la questione è semplice. Noi lo diciamo sempre, la piattaforma non è indispensabile, cioè è indispensabile, ma non è il punto di partenza. Quindi per tornare a quanto diceva poco fa, non ricordo chi, non vogliamo ipersemplificare, ma diciamo che è fondamentale la piattaforma. Ma non è il centro del discorso, perché ormai la maggior parte delle piattaforme, Fabio dopo vi farà vedere un paio di cosette legate alla piattaforma, la maggior parte delle piattaforme più o meno hanno quasi tutte le stesse funzioni, o perlomeno la maggior parte permettono di fare cose in qualche modo analoghe. La nostra scelta è caduta su Adobe Connect, è stata la scelta migliore che ha fatto questa persona qua, perché è lui il fautore alle origini. Oggi abbiamo trovato un post del 2010 in cui si parlava di piattaforme webinar e è stato Fabio che in qualche modo aveva avviato il tutto esattamente come dice Laura e però nella progettazione del webinar si parte da tutt'altro, cioè noi abbiamo visto settimana scorsa nel webinar design una slide analoga a questa. Si parla innanzitutto degli obiettivi, che cosa voglio fare con questo webinar e che cosa voglio fare in questo webinar. Perché questo è l'aspetto fondamentale, cioè è focalizzarsi sulla funzionalità del webinar e quindi scegliere la piattaforma dipende dagli obiettivi. Molto spesso le persone scelgono la piattaforma sulla base del proprio budget e dopo adattano il webinar alla piattaforma. Sbagliatissimo. Dovrebbe essere esattamente l'opposto. Chiaramente la scelta della piattaforma dipende dal budget, ma è una scelta che ovviamente deve essere dettata anche da altre condizioni, anche da altre variabili. E come dicevo all'inizio, ci sono delle opzioni abbastanza diffuse che vedremo gratuite che permettono quindi anche di togliersi quel problema, no? Quello del budget, entro certi limiti. Ovviamente il target, no? Che cosa ci vogliamo fare è legato un po' al target e gli aspetti fondamentali invece della piattaforma sono probabilmente le opzioni e gli effetti speciali. Gli effetti speciali ne avete avuto un esempio banale quando settimana scorsa abbiamo fatto webinar design e avevamo i timer. È una funzionalità che non è nella piattaforma, ma ci siamo inventati noi, con un segreto, non possiamo dirvi nulla, però ce lo Dai, siamo dai, inventati noi. dai. Eh? Prima mettiamo Segretore, lì. eh? Facciamo poi un qualche modo una gara a chi riesce a indovinare come abbiamo fatto. Vai. Poi lo sveleremo alla fine. Perfetto, perché poi tanto lo ripeteremo webinar design perché è piaciuto ed è servito moltissimo. E chiaramente quindi gli aspetti fondamentali sono legati alle opzioni.
Allora, secondo voi, detto questa premessa, qual è secondo voi l'aspetto più importante nella scelta di una piattaforma per il webinar? Ok, l'usabilità e la semplicità dell'utilizzo. E questa sera ne avremo un esempio, perché l'altra piattaforma che andiamo a vedere è la piattaforma che 17 persone interne a questo webinar sceglierebbero. Sai Vero? perché sorrido? Perché? Perché la piattaforma, tutti dicono, è la più semplice e utilizzabile, un clic e vai online, sono 3 giornate che tento di utilizzarla e in qualche modo qualche esperienza ce l'ho e alla fine non sono riuscito a farlo, almeno non come volevo io, perché chiaramente io ho anche una richiesta abbastanza alta alla piattaforma di Esatto. performance. Però Qual è non diciamo ancora nulla. Non diciamo niente sui nomi. Quella è la prima. La seconda è quella che invece vedremo. Che paradossalmente, per quanto mi sembrava più complessa, in realtà è stata più semplice da gestire. Anche se, Che è quella? una chicca che adesso vi do e ti do, non siamo riusciti, io e ho lasciato Marcella Zanoni a smanettare mentre sono qua, ad attivare la chat di gruppo. Non siamo riusciti ad attivare la chat di gruppo. Per quanto abbia visto tutti i menu possibili e immaginabili, non è partita. Ho lasciato Marcella con il ruolo di amministratore, perché guarda, pensaci tu perché devo scappare dall'altra parte. Quindi Ah. abbiamo fatto in questo momento la piattaforma più utilizzabile in assoluto. Sì. Ed è quella che stiamo usando adesso, ok? Per chi non l'avesse capito. Allora, sicuramente l'usabilità, la semplicità dell'utilizzo sono una delle variabili importanti. Anche il costo. Guardate che le piattaforme oscillano dai 400 e dallo zero. Hai 400-300 euro l'anno, hai 10.000-15.000, ok? Cioè, noi abbiamo provato le piattaforme che definiamo le Lamborghini e che costano veramente qualche migliaio di euro. Quindi il costo, ovviamente voi avete scelto quella che preferivate di queste voci, ma il costo non è una cosa da poco, nel senso che si va veramente da poche decine di euro a migliaia di euro, quindi non è una variabile da poco. Allora, ci sono ovviamente diversi aspetti. Innanzitutto, il webinar, voi lo potreste fare per ovviamente il tempo libero, mettiamola così, non è proprio il tempo libero, però in qualche modo per comunicare con le persone, quindi come se fosse un enorme video chat. Potreste usarlo per il personal branding, per il marketing, eccetera. Potreste usarlo per il supporto. Ad esempio, ci sono delle aziende che offrono supporto e assistenza ai propri clienti grazie ai webinar. Quindi fanno dei webinar tematici in qualche modo legati appunto cioè come strumento usano il webinar. Ovviamente può essere usato per il business, no? Riunioni, ad esempio, i web meeting possono essere fatti con il webinar come strumento base, quindi con una piattaforma come questa, e anche per il community management. Ad esempio, possono essere offerti degli incontri, no? Con la community per parlare di diversi argomenti. Quindi è uno strumento per fare community, ok? Quindi già questo vi fa scegliere una piattaforma oppure l'altra, e lo vedremo tra pochissimo perché. Allora, la questione di quello che abbiamo appena visto si riflette ovviamente su questo aspetto. Per chi stiamo facendo il webinar? Noi lo possiamo fare con la logica del più siamo meglio è. È quello che dicevamo all'inizio, no? Fate in modo di dirlo ai vostri amici, cioè anche se non si sono registrati, quindi magari non avranno la registrazione, ma ci mettono un secondo per inserire l'indirizzo mail e venire registrati. Ci sono dei webinar in cui conviene avere la massima visibilità. Questo è uno di quelli, perché stiamo dicendo delle cose importanti per chi deve scegliere la piattaforma.
In alcuni casi invece più siamo meglio è, però diciamo per molti ma non per tutti, quindi con un numero comunque ristretto di persone, e in altri casi ancora quando è un webinar a pagamento ovviamente si tratta di solo per chi ha pagato. Quindi voi avete in qualche modo un continuum che va da aperto a chiuso. Quindi ci sono delle opzioni che sono legate al tenere aperta la piattaforma oppure tenerla chiusa. Noi in questo caso stiamo usando una piattaforma chiusa, ma in modalità aperta, diamo il link a chiunque. Nel momento in cui organizziamo invece dei corsi, il link lo diamo solo a quelli paganti, quindi non è più aperta, la diamo, è solo chiusa. Queste due opzioni vi permettono di passare da, ad esempio, da un webinar gratuito ad un webinar a pagamento. Fabio, posso cominciare a fare dei nomi o aspetto un attimo? Vado? Ok, comincio. Faccio un esempio. Hangout di Google. Fabio poco fa diceva di alcune idiosincrasie tra le sue ultime, quante hai detto? 3 giornate No, di 3 giornate, 3 nottate, tre nottate. già anche altre cose, è vero? Per cercare di utilizzare Hangout, ovviamente è giusto quello che ha detto lui. Noi siamo molto esigenti dal punto di vista della qualità e della performance, quindi è chiaro che lui lavorava ad un altro livello, però quella che dicono essere la piattaforma che con un click sei online con un webinar non è così. Ci sono un bel po' di cose da sapere e ovviamente ci sono un bel po' di elementi che possono creare qualche problema. Allora si passa alle piattaforme. Passiamo alle piattaforme. Per molti, ma non per tutti, o solo per chi paga. La più diffusa in assoluto, per alcuni motivi banalmente anche economici, è GoToWebinar nella versione GoToMeeting, giusto? Se non ricordo male la versione corretta del nome. È la più diffusa in assoluto, ma ha dei limiti. È la piattaforma che andremo a vedere tra poco, in buona sostanza, no? Che sta in questo momento, insieme sto facendo due webinar, uno è questo e l'altro è in parallelo, online, appunto con Silvia, con GoToMeeting, che vedremo tra pochissimo aprendo la porta e sbirciando dal buco della serratura in qualche modo. Poi ci sono tutte le altre, quindi ci sono le altre piattaforme che hanno altri pezzi, hanno sempre comunque ulteriori opzioni. Quindi, per fare un esempio di nomi che voi conoscete, GoToWebinar è la versione più simile in qualche modo a quella che state vedendo adesso, per un centinaio di persone o anche più, ed è quella che appunto viene sempre utilizzata per i grandi numeri. Hangout invece è quella che viene utilizzata per i summit, per i telesummit. Se andate su Webinar Pro potreste leggere appunto la differenza tra telesummit e webinar, per intenderci. Si tratta di servizi web, cioè in questo momento noi tutti abbiamo installato al massimo il plugin, noi relatori di condivisione dello schermo. Voi avete installato un microscopico softwareino che permetta semplicemente di vedere quello che vedete. E in buona sostanza siamo tutti collegati via web, ok? Come se fossimo, dico una banalità forse, su YouTube, ok? Una cosa di questo tipo. Quindi sono servizi web. Ci sono anche le versioni server, poi eventualmente Fabio specifica un po' queste differenze, ma forse non ci interessa più di tanto perché la maggior parte di noi non credo che sotto il letto abbia un server, la maggior parte di noi probabilmente sarebbe più interessato ad una versione, diciamo, web. Quindi già questi pochi nomi che abbiamo fatto fanno la differenza. Faccio un altro nome, AnyMeeting. AnyMeeting fino a 200 persone è gratuito. Peccato che ci sono tutta una serie di condizioni che non lo rendono per forza la migliore opzione, ok? Soprattutto per problemi di banda. AnyMeeting lo vedremo in un'altra occasione, cioè sarà una delle piattaforme che vedremo. Spostiamoci ancora più su, andiamo alla Lamborghini che è WebEx di Cisco. Allora, noi stiamo prendendo alcuni esempi, sapete che ce ne sono veramente tantissimi. Tra poco Fabio vi mostra di cosa stiamo parlando, ok? Quindi
Quello che volevo sottolineare è che comunque ci sono diversi aspetti che spingono sulla scelta di una piattaforma oppure l'altra. Prima di tutto il prezzo. Quello che vi dicevo, Hangout è gratuito, dall'altra parte abbiamo la Lamborghini. Ok? Chiaramente tra i due ci sono mille sfumature diverse, ma ovviamente il prezzo sale a seconda di quello che volete fare. E se avete un budget contenuto, la scelta di andare su qualcosa di gratuito oppure qualcosa di a pagamento è ovviamente una differenza importante da prendere in considerazione, ma anche le altre quattro. Quando prima vi chiedevo quali erano gli aspetti più rilevanti per voi, ci sono quegli aspetti tecnici di compatibilità. Noi abbiamo in qualche modo, non dico rifiutato, però abbiamo accantonato l'idea di usare una piattaforma che non nominerò qui. Che aveva tutta una serie di vantaggi straordinari, aveva un limite, non va su Windows XP. Ora, non so su 50 persone quanti possono avere Windows XP. Io immagino almeno una ventina. Queste 20 persone avrebbero dovuto prendere il telefono, mettersi lì e ascoltare col telefono la nostra chiamata, cioè ascoltarci via telefono. È scomodo, a nostro avviso è scomodo. Quindi non abbiamo optato per quella piattaforma perché non è compatibile con determinati sistemi operativi e quindi bisogna essere più aperti possibile nei confronti della configurazione delle altre persone. Apertura e chiusura è il discorso che facciamo prima, no? Hangout rispetto magari a questa piattaforma che è chiusa. E le opzioni tecniche sono quelle che fanno la differenza. Prima qualcuno ha commentato che effettivamente quelle sono la vera differenza, avere la chat, avere la webcam, avere le slide, avere una buona configurazione dello spazio è un elemento imprescindibile e fondamentale. Ok? E poi c'è tutta la personalizzazione. Se voi entrate in 20 webinar di Insegnalo, avete 20 configurazioni diverse. Una volta c'è la webcam, una volta non c'è, una volta c'è il desktop, una volta c'è la condivisione dello schermo, una volta c'è la chat, una volta ci sono le domande. Ecco, questa è la nostra personalizzazione. È esattamente quello che vi permette di personalizzare la piattaforma al vostro uso e consumo. Quindi, nel momento in cui scegliete la piattaforma, e tra poco passo immediatamente la palla al mio compare, innanzitutto bisogna considerare questa possibilità, cioè l'uso di spazi interattivi separati. Ad esempio, in questo caso, noi potremmo avere delle aule parallele in cui un gruppo fa qualcosa e un altro gruppo ne fa un altro. Non tutte le piattaforme lo consentono. Guardate che noi non stiamo facendo pubblicità Adobe, eh? Noi non abbiamo assolutamente né alcun tipo di interesse né alcun tipo di introito da questa cosa, però è sicuramente una delle piattaforme che permettono di fare questi giochi. Stesso discorso WebEx, un pochino meno GoToWebinar. Poi, secondo elemento, strumenti interattivi. Quanti ce ne sono? Cosa ci permettono di fare? Come ci permettono di farlo? Noi siamo tantissimi sondaggi, per noi è fondamentale usare i sondaggi, ok? Perché creano interazione. Pertanto è importante avere questa opzione. Magari per qualcuno che non li vuole usare o non gli interessa, non è un'opzione importante. Livelli di accesso e di registrazione, cioè la chiusura, ad esempio, se io posso chiudere la piattaforma e quindi inserire solo io gli indirizzi mail di chi vuole entrare, dare una password, eccetera, ma allo stesso tempo anche la possibilità di registrarsi direttamente nella piattaforma. Ok, quindi voi siete registrati su Insegnalo, noi vi mandiamo il link ed è un'opzione. Un'altra opzione è che voi siete registrati su Insegnalo, voi siete registrati su, probabilmente è la luce, siete registrati su Insegnalo, ma vi dovete registrare anche sulla piattaforma in alcune configurazioni. Ok? Poi è la piattaforma che gestisce il vostro accesso, vi manda i memo, eccetera, eccetera. Sono delle opzioni che possono anche in questo caso fare la differenza, ad esempio tra Proprio, webinar. proprio per questo caso ho avuto alcune difficoltà perché GoToWebinar richiede fondamentalmente una successiva iscrizione. Non possiamo come per Adobe mandare semplicemente il link, ma è necessario inserire nuovamente nome, cognome e email alle persone. Questo un pochettino, proprio per questo. Fabio, per quanto riguarda la performance, vuoi raccontare un paio di passaggi di queste 2 giornate per l'altro webinar? Per quanto riguarda la banda, la condivisione, eccetera? Allora, il punto rispetto alla performance è molto, molto controverso perché
perché tutti dicono puoi far entrare 8 persone, puoi far entrare 1.100-500 persone. Do due elementi di considerazione. Il primo è AnyMeeting. AnyMeeting ti dà l'accesso gratuito a quante persone, Luca, aiutami, 100? 200 mi sembra. Mi 200. sembra E 200. invece, ok, quindi tu puoi gratuitamente far entrare 200 persone. E invece se prendi il costo a pagamento sempre di AnyMeeting con 200 persone, quanto è? Hai idea? Sarà un 100 euro, 150? Vabbè, lo vado a cercare. Ma sì, siamo sui 200, credo. 200 euro. Allora, come può uno stesso ambiente darti le stesse performance a chi accede gratuitamente e a chi accede con 200 euro? Questo in qualche modo ci ha fatto capire che quella dicitura entra gratis per 200 persone. Forse qualche tranello c'è già aveva dietro, perché è impossibile che tu mi fai entrare 200 persone gratis e poi voi non so, 200 euro quanti sono per 200 persone? C'è qualcosa che non quadra. Altra considerazione, dicevamo l'utilizzo di Hangout, ci ho lavorato molto negli ultimi giorni per poter cominciare a utilizzare anche noi Hangout. Hangout sapete che è la piattaforma di Google che è inserita all'interno di Google Plus, che poi adesso è integrato con YouTube. Lo sono andato a studiare abbastanza al punto di andare a capire che Hangout non è solo uno, ma sono ben quattro le tipologie di Hangout, e che si passa da un Hangout inteso come videocomunicazione con una persona o un gruppo di persone, un Hangout Party, ovviamente Google lo chiama Party, che sarebbe un'aula aperta a chiunque vuole entrare, sempre per un massimo 10 persone come partecipanti attivi, un Hangout On Air, che è la stessa Hangout Party, però in più abbiamo la possibilità della registrazione su YouTube. Anche qua c'è una contraddizione, perché tu puoi metterlo privato, l'Hangout on Air, e quindi su Google Plus lo vedi privato, però intanto su YouTube ti dà un video pubblico. Quindi già questo purtroppo questi sistemi crescono molto velocemente e quindi ci portano dietro un po' di situazioni così. E poi il quarto è YouTube Live, che invece è un vero e proprio streaming web di un evento. Quindi già capite bene la complessità. Però mi ci sono messo perché volevamo utilizzarlo anche noi. E ieri ho fatto un test con Siri all'altro lato. Il video non si vedeva nulla. Le slide praticamente si vedevano a tratti un pezzo, poi un altro pezzo, completamente problematico. Anche io questa notte sono andato a letto con il mal di testa, perché ho detto domani non so come faremo. Oggi invece ho provato sempre con Silvia, sempre a casa sua, sempre con la stessa connessione, GoToWebinar, è andata e va alla perfezione. Ora vedremo, vi farò vedere che si vede audio e video spettacolari, scusate, video e condivisione dello schermo. Perché tutti questi sistemi hanno una cosa che per me è fastidiosissima a livello proprio di banda. Le slide non le puoi condividere caricandole sul server, ma le slide le devi condividere con la condivisione schermo. Questo significa un'occupazione di banda molto più elevata, perché occupi per il video, per l'audio e per lo schermo. E questo è il motivo per cui ci chiedevamo con Luca: ma perché GoToWebinar, tutti quelli che la utilizzano, fateci caso, non inserisce almeno il 90%, poi magari qualcuno lo farà, però il 90%, ma anche il 95%, se non il 99%, non utilizza la webcam, ma utilizza soltanto le slide e l'audio. E la risposta l'abbiamo trovata perché l'utilizzo delle slide significa la condivisione dello schermo, che per me è una cosa aberrante. Se io devo condividere le slide, me le carico su un sistema e... Per cui è una domanda aperta che non sono riuscito a risolvere, magari qualcuno di voi lo sa. Posso condividere le slide non caricandole come condivisione dello schermo? Io non sono riuscito. E mi sono rivolto anche a nostri amici come Francesco Nonetti, che utilizza Hangout anche lui per i suoi webinar, e mi ha detto che non puoi farlo tramite SlideShare, come sembrerebbe di sì, non puoi farlo tramite Google Drive, come sembrerebbe di sì, devi farlo soltanto in condivisione di desktop. Addirittura alcuni lo fanno con una persona che condivide il desktop e il relatore, quindi il tutor e fa invece di avanzatore di slide. Grazie.
Ora, questo per dire, cioè, capite che la scelta della banda, cioè la scelta della piattaforma dipende ad esempio anche da questo tipo di variabili e vi garantisco che non sono da poco. Stesso discorso sicurezza e chiusura. L'esempio che ha fatto Fabio della chiusura di YouTube è assurdo, cioè davanti è chiuso Hangout e dietro sei su YouTube, quindi sei visibile dal mondo intero, no? È come se io pensassi che mi vedete solo voi, ma poi dietro un'altra webcam, quindi da un certo punto di vista non è un elemento da poco. Lato semplicità, effettivamente sia per l'utente che per l'amministratore, alcune piattaforme sono molto semplici, tipo GoToWebinar, come diceva poco fa Fabio, altre sono più complicate, cioè nel senso dal punto di vista ad esempio della gestione di quello che sta accadendo all'interno di tutto quello che voi vedete. Per l'utente Adobe è molto semplice, ma allo stesso tempo dietro ha una versatilità e una manovrabilità che lo rende molto, non dico complicato, ma comunque complesso da gestire per chi ad esempio si avvicina la prima volta. Infine, ovviamente, questo è un fattore non da poco, la flessibilità. In Hangout avete fondamentalmente il video, le slide e la chat, ok? Ma già quello che diceva poco fa Fabio della chat di gruppo potrebbe essere un limite, non da poco. Insomma, questi sono fondamentalmente gli elementi su quali basare la scelta della piattaforma. Per quanto riguarda quello che Sicuramente è un osserva limite. Brice, vai vai. Sì, no, dico, sicuramente è un limite per me che non sono riuscito ad attivarla, però se devo andarmi a leggere 150 pagine di manuale per attivare la chat, consentimi di dire che diventa un bel limite per la piattaforma. Beh, è un esercizio di lettura, mettiamola così, dai, se ti va. In inglese. Allora, ascolta, Fabio, io ti passerei la parola in modo completo, nel senso, puoi scegliere se passare alla prossima slide, che è quella che ben tu sai, oppure se vogliamo portarli a No, spasso.